vedete tutti i prodotti che ho utilizzato ultimamente e con la quale mi sono trovata da Dio e che voglio assolutamente consigliarvi, perché tra questi ci sono alcuni che davvero gli dovrebbero dare il podio. E parto subito, proprio me lo voglio bruciare così il jolly di questo video, che è questo bagno schiuma. Che cosa non è questo bagno schiuma? Questo bagno schiuma è un olio doccia. È un olio doccia che è della marca Le Driadi ed è un prodotto completamente naturale che potete trovare da Tigotà e costa circa 6 euro e sono 300 ml di prodotto. Ragazze, questo olio doccia è buonissimo, ma non solo perché idrata tantissimo la pelle, ma anche perché ha un profumo di quelli... Wow, avete presente il bagno schiuma Largan del, oddio la marca non mi ricordo, credo Vidal, una cosa del genere. Comunque quasi tutti i bagno schiuma Largan hanno la stessa profumazione, questo è uguale solo che è ancora meglio, ha un profumo che rimane poi sulla pelle addosso e è davvero un piacere utilizzarlo, mi piace da morire ed è assolutamente sul podio, come ho detto prima, di questi preferiti di questo mese, ve lo straconsiglio, lo dovete provare assolutamente, davvero non potete non provarlo, lo amerete. Andiamo avanti e parliamo sempre di prodotti per il corpo, visto che ci troviamo, e parliamo di cellulite. Allora, ho utilizzato questi fanghi di i Provenzali, che è una linea anticellulite che è stata lanciata quest'anno se non mi sbaglio, quindi troverete di tutto, infatti qui è un po' macchiato perché ovviamente l'ho utilizzato, c'è lo scrub, il fango, la crema corpo e il gel drenante, quindi è tutto un trattamento che loro vi consigliano proprio qui sulla scatola, io ho preso solamente il fango. Questo fango è all'argilla bianca perché ci sono anche i fanghi all'argilla verde, quindi è molto più delicato, secondo me adatto anche a chi ha una pelle molto molto delicata. Qui c'è scritto che agisce in 15 minuti circa, allora io lo metto sotto la doccia, quindi lo lascio in posa sotto la doccia, non sto 15 minuti, lo lascio anche meno, poi magari quando ho tempo fuori dalla doccia magari lo vado a coprire le gambe con un po' di pellicola e lo tengo addosso un po' di più, comunque compatta tantissimo la pelle. Non dico che la elimina perché è impossibile, però la compattizza tantissimo, quindi è consigliato per diciamo ve lo consiglio appunto in aggiunta agli altri prodotti se volete un effetto molto più visivo, ecco. Andando avanti, come prodotto anticellulite che sto utilizzando nell'ultimo periodo, questi prodotti qui che vi sto elencando li ho provati con voi nel video shower routine, se non l'avete visto vi lascio qui cliccando sulla i, appunto andrete direttamente a quel video. Ho utilizzato nell'ultimo periodo anche questo prodotto della Sien, che è l'olio anticellulite, che ho pagato pochissimo, se non mi sbaglio, 2,99 euro. Dura tanto, cioè dura veramente moltissimo. Mi piace moltissimo sia per la fragranza, perché non è per niente, diciamo, pesante come profumazione. Di solito gli anticellulite sono un po' forti perché all'interno hanno tutte le erbe varie, hanno gli oli essenziali alle erbe, quindi risultano un po' forti, invece questo è molto delicato e inoltre si assorbe facilmente e lascia la pelle bella compatta anche questo. Questo è uno di quegli oli anticellulite che per il prezzo che hanno sono veramente ottimi. Sempre per il corpo, quando non utilizzo quello anticellulite, utilizzo questo qui per idratare. Non so se ve ne avevo parlato già in un video precedente, mi sembra di sì. Questo è un olio di Monoi alla vaniglia, cioè all'interno ha proprio le bacche di vaniglia, quindi non ha assolutamente nessuna profumazione, è completamente naturale, solo olio di Monoi e bacche di vaniglia. E l'ho pagato anche questo poco, all'incirca sui 3 o 4 euro, l'ho preso da Machilaglia, non so se c'è ancora perché mi è durato tantissimo, essendo solido basta scenderlo un pochettino e ovviamente quando è liquido ne basta poco. Mi è durato veramente tanto, se non mi sbaglio sono già 8 mesi, circa 8 mesi che ce l'ho e ne ho ancora tanto così, considerate che l'ho messo ogni volta che facevo la doccia, quindi spesso e volentieri e come dicevo mi è durato tanto e poi ha un profumo di vaniglia che sembra una torta, vi dura tanto anche sulla pelle, quindi anche questo super consigliato. Lo metto praticamente sotto la doccia, sulla pelle bagnata, così ha un effetto molto più leggero, non unge la pelle. Secondo me questo d'estate deve essere proprio il top.
Passiamo ai prodotti make-up. Ovviamente non potevano mettere tra i preferiti due prodotti di Puro Bio che sono della, che fanno parte della nuova collezione che è uscita da poco. Da poco proprio, ed è il nuovo rossetto e lipstick, questo è il numero 11, e poi c'era il numero 12 che però ho regalato in un giveaway su Instagram, infatti è andato via. Questo qui che è il numero 11, che fa parte della nuova colorazione, è particolarissimo ed è bellissimo, è un malva con una punta di rosso, è particolare, è davvero molto molto bello ed ha un finish lucido, non è opaco assolutamente, ma questo secondo me opaco sarebbe stato la fine del mondo. È un colore che d'estate sta da Dio. E infine il nuovo illuminante, questo qui è il numero 04 che si aggiunge ovviamente poi agli altri illuminanti della collezione. Questo ha è sul rosa, come potete ben vedere, mentre gli altri, allora c'è quello chiaro che è completamente bianco, poi c'è quell'altro che è color oro e invece questo è un bronzo, ecco proprio un bronzo, un rosa bronzo ed è bellissimo. Con pennellino di quelli larghi l'effetto è molto naturale, poi se lo volete molto più appariscente utilizzando un pennellino un po' più compatto viene fuori proprio il colore del bronzo, io non lo consiglio, secondo me un impatto più naturale è molto meglio. Ce l'ho addosso in questo momento, non so se riuscirete a notare qualcosina, spero di sì, non lo so, cerco di muovere la faccia così magari qualche raggio di luce colpisce la mia pelle. Allora, altro prodotto make up è questo eyeliner della Sien, che ho pagato 1,99€ alla Lidl ed è un buonissimo eyeliner, è un eyeliner a penna che io adoro perché è molto molto preciso e rilascia anche abbastanza colore. Ho fatto anche il video su 4 trucchetti per applicare l'eyeliner o comunque per creare la codina, vi lascio sempre il link qui ed è molto interessante perché appunto vi spiego come con degli oggetti che potete trovare in casa potete fare appunto la codina in maniera molto molto precisa e questo è davvero un ottimo prodotto, anche questo ve lo consiglio. Parlando sempre di pelle, quindi rimaniamo sulla skin care, ho adorato questo prodottino qui che è della Life Tones ed è un oggetto per la detersione del viso agli ioni e non solo. Praticamente questo strumento che vi ho fatto vedere nella pulizia del viso fatta in casa, se non l'avete visto vi rimando sempre qui, c'è un link che vi riporta al video di cui sto parlando adesso. Allora, l'oggetto è questo, da questa parte dove troviamo praticamente la parte in silicone ci sono delle micro, come vi posso dire, è tipo una spazzola, ecco, in silicone che va a pulire la pelle del viso. Voi lo accendete, questo inizia a vibrare, non so se si sente, e voi col vostro detergente andate a pulire. Poi qui c'è un meno e un più, con il più andate a mettere gli ioni positivi e con il meno gli ioni negativi. Allora, con gli ioni positivi voi continuate a lavare il viso appunto sempre però da questa parte, dalla parte in metallo dove rilascerà gli ioni, continuate a lavare il viso con il vostro detergente, dopodiché sciacquate, applicate gli ioni negativi con il quale invece questa parte qui andrà a far assorbire la crema idratante. Spero che siano quindi negativi, non vorrei confondermi, vabbè, male che vada ve lo scrivo qua, comunque non mi ricordo bene. Ed è un oggetto che mi sta piacendo moltissimo per la detersione del viso, perché trovo la mia pelle molto più luminosa con l'utilizzo di questo strumento. È uno strumento che costa tanto, costa tipo 160€, ma se andate da Sephora per un oggetto del genere lo pagate anche 300. Ecco, tipo il Clarisonic, ecco, il Clarisonic ne ha fatto uno quasi uguale agli ioni e costa 300€. L'avete stravista questo mese ed è la crema di Avenida, che è una crema naturale con certificazione ICEA che potete trovare al Penny Market a tipo 2,99€ ed è buonissima. Questa è per pelle mista e grassa
ed è una crema molto molto idratante che però non appesantisce stranamente la pelle, la lascia super super morbida. Io dopo averla utilizzata ho notato proprio la mia pelle che era molto più elastica e molto più morbida al tatto. È meravigliosa questa crema, per quello che costa io ve la straconsiglio, anche per pelli secche, e sicuramente ancora molto più idratante di questa, anche se secondo me questa anche per pelle secca basta e avanza. Io la metto solo di sera perché di mattina, specialmente adesso che inizia a far caldo, credo che la mia pelle non possa sopportarla. Comunque sia, anche questa straconsigliata. Questa crema mani, non utilizzo una crema mani da un'infinità di tempo, da quando non la facevo io in casa praticamente, quindi immaginate voi da quanto tempo non uso una crema mani, ma la sto utilizzando perché siccome ho tolto la ricostruzione sulle unghie, le mie unghie fanno veramente schifo, e quindi sto utilizzando questa crema al melograno bio. Crema mani unghie con estratto di melagrana della, eccola, Bioteca Italiana. Ha un profumo molto piacevole, non è per niente, è fruttato, ecco, e si assorbe, non dico facilmente, ma si assorbe se state lì a massaggiare per bene, e mi piace molto come crema. Anche questa l'ho presa al Ticotà e fa parte appunto del formato mini, c'è anche il formato più grande se non sbaglio, ma per me basta e avanza così piccolo, l'ho pagato 1,49 €. Ultima cosa che ho preso, se non sbaglio da Ticotà, ma non mi ricordo tanto bene se era Ticotà o un negozio a fianco a Ticotà, comunque sia, è una spugnetta semplicissima per il make up che ho pagato 3 € ed è ultra ultra morbida, cioè è una cosa incredibile, sembra quasi l'originale, la Beauty Blender, e ovviamente sporca perché l'ho utilizzata in questo momento, ed è fantastica, è morbidissima e mi piace parecchio. Prodotti per capelli, ma ne sono solamente due che ho utilizzato nell'ultimo periodo, e sono questi due prodotti di Yves Rocher. Non sono naturali, però diciamo che non hanno una formulazione bruttissima. Allora, questo qui è lo shampoo purificante con l'estratto di ortica all'interno, senza siliconi e senza parabeni e senza coloranti. Mentre questo qui è il suo balsamo. Diciamo che questo è molto buono, in quanto non lo utilizzo spesso perché è abbastanza forte. Lo utilizzo solamente quando voglio andare a sgrassare un pochettino di più il capello, perché per tutti i giorni utilizzo lo shampoo della Benecos. Vi metto qui una foto, che utilizzo sempre, è buonissimo. E questo qui invece lo utilizzo in alternativa all'altro quando voglio andare a sgrassare un pochettino di più il capello, e devo dire che fa appunto il suo dovere. L'unica cosa è che secca un pochettino il capello, quindi occorre per forza dopo il balsamo. Questo è molto leggero, adatto appunto a chi ha i capelli grassi. Qui c'è scritto che è per capelli secchi, ma secondo me no, perché è veramente ultra ultra leggero, davvero neanche si sente, ecco, però in accoppiata a questo è necessario perché questo qui li secca un pochettino. Ultimo prodotto per capelli che ho amato e che purtroppo era un campioncino ed ho finito è l'olio di Mulac per capelli, l'olio riparatore e il siero per capelli anticrespo. Ci sono tantissimi oli all'interno, non è un prodotto naturale perché all'interno comunque c'è del silicone e si sente, però ha un effetto anticrespo sui miei capelli incredibile, davvero è una cosa assurda. Un profumo buonissimo, inoltre a me ricorda Alien, la profumazione Alien. Allora, basta, questi sono i preferiti di questo mese. Spero di esservi stata d'aiuto, di avervi suggerito qualche prodotto che magari non conoscevate. Fatemi sapere tra i prodotti che vi ho fatto vedere se qualcuno di questi li avete provati e come vi ci siete trovati, se siete d'accordo con me oppure no. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, se è così pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se siete nuove, se state guardando per la prima volta questo video. Per il resto, per gli altri, vi mando un grosso bacio, grazie per aver visto il video, ci vediamo sicuramente in un prossimo, ciao!